L'Alcatraz italiano, raga. Su quest'isola c'è solo il carcere. Due persone normali con dei neuroni non fanno queste cose. Questi qua erano i letti dove dormivano i detenuti. Dai, lo chiamavano l'inferno sulla terra. Eravamo alla ricerca di un carcere abbandonato, da portarvi qui sul canale. E come sempre mi ritrovo a questo fantastico carcere borbonico del 1700, che si trova esattamente a 28 miglia in mezzo al mare. Quindi 9 mesi fa ci recammo sul posto, ma ci capitò una cosa che non doveva succedere. Allora, ragazzi, abbiamo appena avuto un colpo di fortuna, nel senso che siamo nell'hotel cioè del fratello del sindaco dell'isola, e ci hanno dato il contatto che domani mattina ci porterà su questo carcere. Hanno fatto un'eccezione perché non si può andare, ma per noi ci lasciano tutta l'isola a disposizione. Esattamente. Ok, ferma un attimo. Veramente credevamo che ci lasciassero tutta l'isola per registrare un video? Eravamo veramente dei poveri illusi. Teoria c'è il maremosso e non ci possono più portare. La soluzione la troviamo. Esatto, adesso chiediamo se ci possono almeno avvicinare e noi ci buttiamo, andiamo a nuoto, poi dopo ci rimangono a recuperare. Però ci venne una brillante idea, ma non tutti la condividevano. Amore, ti voglio chiedere una cosa. Cosa ne pensi di questa avventura? Penso che sia uno scherzo. Perché? Perché due persone normali con dei neuroni non fanno queste cose. Questo è il bello di fare lo youtuber, che a volte ci sono delle complicazioni e devi risolvere queste complicazioni. Io ti ho detto cosa fare, io ti ho detto cosa fare nel caso non ti rispondessi domani, dopo mezzogiorno, ok? Le nostre intenzioni erano quelle di farci da Ventotene a Santo Stefano a nuoto, che sono circa 1 chilometro e mezzo al mare. Ma la mattina seguente, appena abbiamo iniziato a nuotare in direzione Santo Stefano, siamo stati subito richiamati dai carabinieri e fermati immediatamente. Siamo a tanto così, vedi? A tanto così, tanto vicini, ma tanto lontani. Ma tanto lontani. Cioè abbiamo quel pezzettino qua, raga, questo qua. Comunque l'idea di fare la nuota non era male. Questo l'avremmo già registrato. Siamo già di ritorno, credo. Forse eravamo già qua. Semmai fossimo riusciti ad arrivare di là, bisogna dirlo. Lasciamo l'isola, andiamo già al porto, però ci ritorneremo sicuramente perché noi non molliamo. E così a gennaio 2022 ce ne tornammo a casa senza alcun contenuto e alcun video. Ma forse, forse dopo 9 mesi in queste condizioni, così come ci vedete, perché dritti da lavoro. Dritti da lavoro, cioè guardate i capelli, la barba, adesso. Dopo ci sistemiamo un po'. Esatto, abbiamo il traghetto che ci deve portare sull'isola e forse dopo 9 mesi ci riusciamo in questa impresa incredibile. Dopo tutti i piani, i progetti che avevamo fatto per andare su quest'isola. Forse ci siamo. Vediamo. Ce l'abbiamo fatta, siamo in hotel, domani finalmente, dopo 9 mesi, forse ce la facciamo. Ah, l'Alcatraz italiano, raga. Non so quanti di voi conoscevano questo posto, però sembra figo perché è una sottospecie di Alcatraz italiano, a quanto pare. È un carcere su un'isola, cioè su questo blocco, su quest'isola c'è solo il carcere in mezzo al mare. Quindi evadere è praticamente Impossibile, difficile. impossibile. E adesso noi andiamo a mangiare, poi ci mettiamo a letto a dormire perché domani mattina ci dobbiamo alzare, quindi ci vediamo direttamente domani mattina, raga. A domani. Così, la mattina seguente, abbiamo acquistato i biglietti per la guida al carcere borbonico di Santo Stefano. Perché sì, d'estate ci sono le visite guidate a pagamento. Partiti dal porto con un gommone, senza volercela fare a nuoto come 9 mesi fa, siamo approdati al Molo 4. Ce l'abbiamo fatta, raga. Dopo 9 mesi. Dopo 9 mesi, o no? Pazzesco. Questo carcere, abbiamo chiesto prima, c'erano 5 accessi, 5 moli. Solo che ne è rimasto solamente uno, che è questo qua. Che è da dove siamo saliti, no? Giusto? Esattamente, è l'unico rimasto. Adesso dobbiamo salire fino sopra. Secondo me è schiatto perché non sono allenato. Siamo con la guida e tutto. Adesso andiamo su, quindi fino a sopra sarà tosta, raga. Ci vediamo sopra se non muoio prima. Dopo tanta fatica, arrivati a metà della salita, notai. Come possiamo vedere là, ci sono i letti. Purtroppo bruciati questi dall'incendio che c'è stato il 28 giugno. C'è stato un incendio, fatalità, ha preso proprio i letti. Questi qua erano i letti dove dormivano i detenuti in questo carcere. Li avevano depositati qua per per poi portarli via, solo che li hanno lasciati perché non aveva più senso. Non aveva più senso portare via materiale vecchio. A pensare che qua ci dormivano dei detenuti. O no? È abbastanza strano vedere tutto lasciato così. Eh? Anche, soprattutto perché l'isola è a riqualificazione.
Hanno finito ieri gli eventi. Ragazzi, siamo dentro l'Alcatraz italiano. Come ha detto la guida, Alcatraz era un albergo a confronto. Sì, perché qua dovete pensare, siamo in mezzo al mare. 28 miglia in mezzo al mare. Lì c'è l'isoletta che è Ventotene, ok? Però evadere da qua una volta, quando... È impossibile. Era, cioè, evadevi, se evadevi, dove andavi? Lì c'erano degli abitanti, ma poi la terraferma non c'è. A differenza di Alcatraz, che è nella baia di San Francisco, quindi da Alcatraz ci sono 3 detenuti che sono riusciti a scappare. Da qua è impossibile scappare, sei destinato alla morte per forza. Allora, questa struttura che vedete qua era, diciamo, l'ufficio postale o quello... Era quello del direttore. Esatto. La parte sopra dove stava il direttore, le sue famiglie, l'ufficio postale. E invece questa sinistra, che è la struttura questa qua rosa, era la struttura dove i militari alloggiavano. Dove la gente sta entrando ed è possibile effettuare visita. Esatto. Solo d'estate. Solo d'estate si possono fare le visite in questa Alcatraz italiana. Il carcere era sottoposto a forma di ferro di cavallo. Esatto. Che è la copia del... com'è il teatro di Napoli? Praticamente l'hanno fatto a forma di ferro di cavallo perché, come nel teatro, da un unico palco, punto, esatto, da un unico punto riesce a vedere tutte le celle e tutto quanto, quindi da un unico punto si riusciva a tenere sotto controllo tutti i detenuti e tutto quello che c'era. Questo è un carcere del 1700, raga, e non lo sapevo nemmeno io che avevamo un Alcatraz in Italia, tra virgolette. L'ho trovato un po' per caso. Esatto. Adesso andiamo a vedere la struttura all'interno dove dormivano i militari, che c'era anche la cucina al piano sotto, ci ha detto. E dietro, in teoria, dovremmo entrare all'interno del carcere. Comunque, se cerchi su internet carcere abbandonato in Italia, non compare niente. Questo non esce. Non esce fuori. Andiamo a vedere. Non sono vecchio. Ah, serve il caschetto. Aspetta, ci serve il caschetto. Sì, sì. Qui ci sono le guardie. Qua ci sono altri 2 piantoni. Via te, tutto qua sopra, con i fucili spianati. Tutto così calcolato, capito? Tutto calcolato nei minimi dettagli, comunque non era facile, perché poi questo è un carcere duro, quindi di estrema punizione, per cui peggio di questo non c'è. No, lo chiamano inferno sulla terra. Inferno sulla terra, cioè, per cui ti lascia immaginativo. Tu lo sai che tipo Alcatraz, Papillon, che nella Guinea francese, dove hanno fatto il film di Dusty Hoffman e Steven McQueen. Ok. Tutti i calci su lui furono tolti perché erano degli stati a sé. Che poi quello che dicevamo prima è, una volta che entri qua, tu da qua non esci. Cioè, pure sì, che esci, dove vai? Dove vai? Se evadi, dove vai? Cioè, la corrente, cioè, o muori qua o ti ammazza il mare, sì, o no, di qua o sì, di là. Sì, però quello che dicevo prima è che nessuno sa di quest'isola, nessuno sa di Santo Stefano, sì, nessuno sa. Cioè, poche persone lo sanno. Cioè, Alcatraz è un'attrazione turistica. Certo, bravo. Qua vengono 20 persone al giorno. Sì, è bravo. Cioè, ma infatti, che poi qui c'è storia, eh. Infatti. Cioè, a livello di Alcatraz, forse anche di più, perché tu sai, Alcatraz, cioè, l'America è giovane, no? Certo. Lo stato europeo è molto più vecchio. Qui c'è molta storia, ma qui faceva paura, eh. Qui c'è, io sono di, cioè, mia moglie zia di Ventotene racconta, il padre raccontava, quando non potevano venire qua i carcerati e li portavano sull'isola di Ventotene e quindi pernottavano in alcune grotte umide, bagnate, per cui immagini il maltempo, quindi l'onda che entra dentro la grotta, e quello serve giorni a aspettare che tipo trasportavano, cioè qualcuno moriva già là. Neanche ci arrivava il carcere. Non ci arrivava qua. Si capite? Praticamente i detenuti li tenevano dentro una grotta, sì, sì, prima sì, di portarli qua. Sì, no, nell'eventualità che il mare non permette. Il mare rimanevano in pratica, rimanevano. Lui non te lo racconterà perché non ha tempo materiale, però succedeva. Perché magari il maltempo fermavano a Ventotene e noi riusciamo ad arrivare qua. Per cui devi aspettare che dove metti i carcerati che venivano da scuola. Queste qua sono proprio le porte originali, giusto? Dalla condizione. Sì, 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 sì. Tutto originale. Sì, tutto originale, vedi, tutto originale. Poi, e entrando lì dentro si entra dentro il carcere. Sì, sì. Ma e questo qua ci sono le celle o della parte ancora... Questa è la parte delle guardie, queste qua. Entri, trovi le celle. Sì, vale. Mano, entri.
E c'è da raccontare, ha detto, mi ha calato, che poi uno che scappò da calato, poi morì mai, quindi chi scappa dall'isola? Non riesce a... Chi scappa dall'isola è difficile che sopravviva. Lui qui non scappa, se mi arriva da Betatene. Però un altro, uno arriva a Ischia, un altro arriva a... riuscire ad arrivare a Mondragone, poi come stai vestito? Lo sanno che non sei... Non come fai, eh? Lo sanno che sei evaso. Sì. Questa qua invece era proprio la cappella dove facevano la messa. Dopo aver subito quasi 2 ore di spiegazione della storia del carcere dal 1700 al 1965, ci hanno lasciati liberi e vi spieghiamo un po' la storia del carcere. È piccolissimo. Pensa a vivere qua dentro. Pensa quanto erano basse le persone. Esatto. Cavolo, ma sono così piccole le celle. Cioè, chi soffre di claustrofobia qua... Sono veramente piccole. Pensa, c'era il letto e basta. Però vedi che il muro... sta venendo. Sì, c'è anche il morto. Faccio vedere. Pazzesco. Praticamente il carcere, che abbiamo sentito un po' la storia, ormai è chiuso dal 65. Questa cosa centrale è stata fatta dopo. Praticamente i detenuti qua, c'erano detenuti di tutti i tipi, soprattutto ergastolani. Come avete visto le celle sono abbastanza piccole. Prima era su 2 piani, poi hanno fatto anche il 3° piano per andare ad aumentare i posti delle celle. Prima questa struttura, vi stavo dicendo, non c'era. E praticamente la notte quello che succedeva, e la mattina dopo si passavano, pulivano e raccoglievano i corpi, che, perché si menavano e si ammazzavano. Poi dopo hanno fatto... Era un'isola senza legge. Era un'isola senza legge, un carcere duro. Poi hanno fatto questo cerchio interno centrale. 2 semicerchi. Praticamente i detenuti stavano 23 ore dentro le celle che avete visto, e poi dopo passava un'ora dentro qua. Praticamente qua c'erano tutti dei raggi. Che erano tutti divisi. Erano tutti divisi, erano tipo dei micro spazi. Infatti se vedete lì c'è ancora un pezzettino di muro lì per terra segnato. Esatto. E qua l'altro pezzettino. Quindi vedete, era un micro raggio e passavano praticamente 1 ora del giorno qua. Ed era l'ora di aria libera. Veramente fa senso il fatto di entrare dentro una cella così piccola poi. Io così pensavo piccola. Fosse molto più grande. Un'altra cosa che non vi hanno detto, vedete che molte celle c'hanno la finestrella sopra, altre invece come quelle lì non ce l'hanno perché hanno la finestrella che dà sul mare. Una finestrella piccola che non permetteva ai detenuti di guardare fuori, ma permetteva di far entrare tantissima aria all'interno della cella. Ai detenuti, quelli politici, avevano delle regole un po' più dure, ci ha spiegato. I detenuti politici, sì. Praticamente la porta d'estate, cioè la cella d'estate, la semiaperta, porta, esatto, semiaperta. E ci ha spiegato appunto che ci sono 5 persone che sono riuscite a evadere, alla quale una che è andato, cioè evaso, è andato a Ventotene, si è chiuso nella grotta per un giorno, è riuscito a rubare una barca e l'hanno trovato a Ischia dopo neanche 9 ore. Come ci ha spiegato prima il signore, i detenuti, prima di portarli qua, alcuni per farli aspettare li mettevano dentro la grotta, altri non ci arrivavano neanche. Per far aspettare che ci fossero le condizioni. Sì. Però beccati, se tu guardi la cella, no? È a doppia porta blindata, cioè c'è quella con le sbarre più quella grossa. Esatto. Quella lì, vedete. C'è la cella più l'altra. Però ha messo veramente male, sta venendo giù, sì. Tutto. Poco dopo sono state messe 2 torrette, che sono queste qua ai lati. Una. È una 2 per aumentare i controlli. Perché te la porta? Porta grande e porta e portiera. Ciao, grazie. Lei dorme qua? Poi me la vengo anch'io. Ma c'è il cimitero sull'isola, no? Sì, ci sta. C'è il cimitero anche qua sull'isola. Sandro Pertini, presidente della Repubblica. Figata. Adesso andiamo a fare i sub. Però vorrei vedere il cimitero ancora, no? Anch'io. A parte che è tutto grande, cioè continua anche di lavare.
vedi di là. Non penso che ci porta giù. Sì, in teoria sì, basta. Basta, finita. In teoria sì. Praticamente cimitero non si può andare a vedere, però sta là in fondo, dove vi ho fatto vedere prima. Ma sai che tipo ieri, quando tu mi hai detto che per curiosità mi è venuto in mente di vedere cosa costa una casa qua, ci sono tipo pezzi in vendita su Santo Stefano. Ah sì? Se tu leggi là c'è anche proprietà privata. Cominciamo a scendere la prova, adesso stiamo andando nel parco. Allora se vuoi acquisire. Finito, basta. Andiamo. Ciao. Andiamo via noi. Ciao, ce la facciamo a nuoto, ce la facciamo. Sì. Alberico Russo 1995. Signori, iniziamo a scendere, che sto chiamando le barche, così piano piano ci vengono a prendere. Finito. Io la pensavo vicino a E comunque sincero, tentotene. Sincero sta crollando tutto, non solo. Sì. Non solo. Sarebbe stato bello vedere anche il cimitero, sarebbe fighissimo. 24 ore qua. 24 ore dentro una cella. Pazzesco. Sarebbe fighissimo, raga. Potrebbe essere un'idea. Beh, puoi farti arrestare, vero? Cioè, interessante. Tutta la storia, tutto. Sì, ma volevo vedere, non solo sentire la storia. Sì. il fatto che comunque è un posto che pochi secondo me conoscono qua in Italia. E merita tanto, secondo me. Cioè c'è una bella storia dietro, cioè. Potrebbe fare qualcosa di figo, secondo me. Sì, però anche là... A livello turistico, proprio. No, turistico sì. Però sentir parlare di riqualificazione... È molto difficile. Bah! Che altro sta crollando sto posto. Vabbè, adesso ce ne torniamo indietro. Un'isola con un carcere che sta andando giù a riqualificare la vedo dura, cioè... Ed è così che la nostra fantastica avventura al carcere di Santo Stefano è giunta al termine. Vi consigliamo di andare a visitare questo posto perché merita veramente, prima che la struttura cedi, in quanto non è in buone condizioni. Spero che questo video, guys, vi sia piaciuto e ci vediamo come sempre in un prossimo video. Adios!